Oggi parleremo di un altro utilissimo manuale per la stimolazione cognitiva. Restate con me! Buongiorno a tutti, sono Giusy Ciccolello, un'educatrice professionale e oggi sono qui per parlarvi di un altro utilissimo manuale per la stimolazione cognitiva, ovvero Demenza, 100 esercizi di stimolazione cognitiva. Questo è un manuale delle edizioni Raffaello Cortina e le autrici sono, ve lo faccio rivedere, Susanna Bergamaschi, Pamela Iannizzi, Sara Mondini e Daniela Mapelli. Questo è un manuale che io utilizzo da molto, ce l'ho da un paio d'anni e lo utilizzo tantissimo nella mia attività professionale di stimolazione cognitiva. Infatti questo è un manuale che io suggerisco soprattutto ai professionisti o comunque alle persone già un po' più esperte. Perché? Perché questo non è come altri manuali di cui ho già fatto la recensione, come una palestra per la mente, vi lascio qui il link, in cui una persona apre e segue un percorso che può compilare direttamente sul libro. Questo è un libro strutturato in maniera diversa, quindi ci sono degli esempi di schede con la loro spiegazione, ma poi tutto il vero materiale lo trovate su internet, poi dopo vi preciso come. Quello che vi voglio dire adesso è che non c'è un percorso già strutturato, ma ci vuole già un po' di esperienza per farlo. Quindi è più un libro per professionisti, persone che hanno già esperienza, o anche familiari e pazienti che però prima hanno già approcciato altri manuali. Altrimenti non è facile orientarsi nel manuale e utilizzarlo in modo utile ed efficace. Adesso ci addentriamo un po' di più nella struttura del manuale così capirete meglio. Allora, un manuale suddiviso in 5 macro aree cognitive, possiamo definirle così. Abbiamo esercizi che riguardano l'orientamento, la memoria, il linguaggio, il ragionamento e abbiamo anche degli esercizi che il libro chiama ecologici. Cosa vuol dire? Sono degli esercizi pratici da svolgere in situazioni, in contesti di vita reale, come il bagno, la cucina, il parco, il bar, e sono esercizi da cui si può trarre spunto, appunto, come dicevo prima, facendo un po' di esperienza, che si possono poi generalizzare in altri contesti. Quindi una volta che una persona capisce il meccanismo di riabilitazione cognitiva, può magari creare degli esercizi simili, non so, per il supermercato, per il parrucchiere. Quindi quando una persona apre, si trova in mano questo testo, non trova tutto un percorso e non trova a vista tutti gli esercizi. Ma troverete in fondo al libro il sito, un indirizzo internet, multimedia, Raffaello Cortina, bla bla bla, e un codice, che non vi farò vedere, da inserire sul sito attraverso il quale poi voi avrete accesso a veramente tantissime schede, tantissimi materiali. Tanto è vero che questo manuale si chiama proprio 100 esercizi di stimolazione cognitiva. Quindi sul manuale cosa trovate? Trovate un'introduzione, una spiegazione all'esercizio, ve la faccio vedere, in cui prima di tutto viene descritto quell'esercizio che abilità cognitive va a stimolare. Chiaramente, come ogni esercizio, ne ho già parlato in altri video, vi dice quali attività va principalmente a stimolare, perché poi vedremo che ogni volta che noi facciamo qualcosa, moltissime abilità cognitive sono chiamate all'azione e allenate. Però quando uno nella riabilitazione cognitiva funziona un po' così, cioè tu decidi un esercizio perché hai quelle una, due macro abilità che vuoi andare a stimolare. Poi chiaramente ce ne sono altre che indirettamente vengono allenate. Quindi all'inizio del libro vedete la descrizione delle abilità stimolate. Scusate, sono andate fuori camera. Le abilità stimolate, vi consiglia il materiale che serve magari oltre quella scheda lì, perché magari vi servono delle forbici, dei colori, delle penne, vi spiega il livello di difficoltà, perché ogni scheda è suddivisa secondo 3 livelli di difficoltà,
vi spiega come approcciare, quindi vi dà delle istruzioni operative, vi spiega come applicare delle varianti a quell'esercizio, quindi veramente il materiale diventa tantissimo, perché se possiamo fare anche delle varianti sul materiale di partenza, capite come gli esercizi possano essere veramente versatili. Vi dà delle istruzioni su come eventualmente fare delle modifiche all'esercizio di base per aumentare il livello di difficoltà, e infine vi indica proprio quali sono le altre schede riferite a questo tipo di esercizio che potete trovare sul sito internet attraverso il vostro codice. Quindi sicuramente per poter utilizzare questo manuale dovete comunque avere la possibilità di stampare delle schede. Però in questo modo potete usarlo anche per più persone diverse. Tra l'altro vi lascio anche in descrizione il link per poter acquistare questo libro. Io l'ho acquistato già da un paio d'anni, l'ho pagato 30 euro e nell'edizione che ho acquistato io appunto c'è il codice, perché in edizioni vecchie invece erano dotate di CD-ROM. Io quel codice lo trovo molto più utile, prima di tutto perché sappiamo che CD-ROM nel tempo si possono rovinare, poi si perdono. Invece qui vi basta veramente avere un computer, una connessione internet come tutti abbiamo e accedere al vostro materiale, non dico infinito ma ampissimo. Inoltre è sempre molto importante, soprattutto se non avete molta esperienza, ma anche per chi ha esperienza un ripassino non fa mai male, all'inizio c'è tutta una parte introduttiva in cui spiega un po' cos'è la riabilitazione cognitiva, come creare un setting, un contesto di gruppo piuttosto che individuale, la differenza tra i due contesti, cioè quando uno è più utile piuttosto che l'altro, la differenza tra i due contesti e anche un po' di suggerimenti su come creare appunto la comunicazione, il clima da creare. Vi ricordo che io lo dico sempre in ogni esercizio: la riabilitazione cognitiva deve essere un momento per il paziente, ma anche per noi, veramente piacevole, perché l'allenamento cognitivo e l'apprendimento passano sempre attraverso le emozioni. Quindi bisogna avere un tono di voce calmo, un clima accogliente, un clima validante. Non deve essere assolutamente un clima di esercizio, di compiti, di giudizi. Quindi, ricapitolandolo, trovo un manuale veramente utilissimo, Demenza, 100 esercizi di stimolazione cognitiva. Vi ricordo che è utilissimo anche per le persone che vogliono tenere allenata la mente, anche però non hanno una diagnosi di demenza, e quindi anche come attività di prevenzione, di allenamento. E se poi volete acquistare o volete solo dare un occhio a com'è il manuale, a quanto costa, vi lascio il link in descrizione. Ma prima di tutto non dimenticate di iscrivervi al mio canale, di dare un occhio a tutti gli altri video e, importantissimo, attivate la campanellina così sarete avvisati di ogni mio nuovo video. Intanto vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione di aver visto il video fino a questo punto e buon allenamento con tutti. Ciao!